Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come state? Spero tutto bene. Vi sono mancato sul sito inferiore, ma sono tornato ovviamente, perché io torno sempre su questa putrida poltiglia di fango e merda chiamato YouTube, detto anche sito inferiore. Sono qui perché vi voglio parlare del sito superiore di Twitch. Anzi, vi devo ringraziare tutti quanti, perché ogni sera venite in live, mi aiutate, mi scrivete, mi fate compagnia. Io faccio compagnia a voi, lo faccio per voi, voi lo fate per me, io lo faccio per tutti. Insomma, uno per uno per tutti. E ringrazio soprattutto quelli che si sono abbonati con il Twitch Prime. E attualmente abbiamo 66 Twitch Primer puliti, di cui praticamente quasi tutti rinnovano. C'è gente che è già arrivata al quinto mese di gravidanza del Twitch Prime, quindi vi devo ringraziare veramente tanto per questo risultato incredibile. Vi invito, se non l'avete già fatto, a iscrivervi al canale superiore di Twitch. Il link lo trovate ovunque, in descrizione, nei commenti, eccetera eccetera. E perché ogni sera io alle 9:05 faccio le live superiori sul sito superiore. Molti di voi, è vero, hanno una connessione di fango e merda. Hanno una connessione che dire fetida del Burkina Faso può accompagnare solo, è vero. E Twitch richiede un po' più di banda. Però se voi non vi scaricate i porno, non andate a farvi le seghe e non chattate con Luisella Manolesta, magari riuscite a vederlo. Ogni tanto, non ho ancora ben capito come si fa, del perché a volte sì, a volte no, si può cambiare anche la risoluzione cliccando sull'ingranaggio vicino alla live. Non ho capito bene, ripeto, perché alcune volte me lo dà e alcune volte non me lo dà. Prima o poi lo capirò e lo saprò, non si sa. Voi comunque provate ogni sera, se l'ingranaggio vi permette di guardarlo in 480, guardatelo in 480. La fonte è 1080p. Allora, cari bambocci, siamo qui su Battlefield 1, una delle ultime partite di Battlefield 1, perché poi passerò al 5, l'ho già preordinato, 50 sacchi sull'unghia, bla 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 bla, l'ho pagato 50 sacchi, ma ho voluto fare ho voluto dare un aiuto alla Dice, quelli che producono, che hanno creato Battlefield. Perché voglio dare una mano a questa società che fa giochi che funzionano, che vanno, funzionano, mentre quel gioco di merda, quel vomito di piccione morto chiamato Black Ops 2, 3, 4, non funzionano, anzi il 2 funziona. Black Ops 2 devo dire che funziona ed è uno dei capitoli più belli mai creati. Invece il 3, 4, Destiny 2, quelle porcherie lì non vanno un cazzo. E poi ho capito perché. Poi io ho ricevuto un messaggio da uno di voi che su Facebook mi ha scritto: guarda, ho capito perché non ti funziona, guarda questo video. L'ho guardato e mi sono illuminato d'immenso. Praticamente cosa succede? È semplice la questione. Tutti gli altri giochi, quelli normali, utilizzano due sistemi. O i server dedicati, che ormai ce ne sono sempre meno perché ovviamente costano, hanno un bel costo. Oppure tutti si interfacciano con un server e sono tutti collegati lì, anche se non è quello ufficiale. Mentre questi furbacchioni, questi intelligentoni, hanno creato un sistema peer-to-peer, pirla to pirla, o anzi dovrebbero chiamarlo coglioni to coglioni. Praticamente tu ti interfacci con un altro utente, solo che interfacciandoti con un altro utente, questo richiede l'apertura di alcune porte che, se tu le apri, hai meno difesa e meno sicurezza. Io sta cosa col cazzo che te lo apro il modem, col cazzo! Vaffanculo Destiny 2, vaffanculo Black Ops 4. E niente, questa è la faccenda. Ora finalmente ho ben chiaro il motivo del perché non mi funzionano questi giochi inferiori. Ma ovviamente, come potete vedere, se un gioco come Battlefield con 64 giocatori funziona egregiamente senza lag, magari è nel netcode il problema, no? Ma non voglio aprire di nuovo la discussione, ne abbiamo parlato pertanto. Sono qui oggi perché voglio pizzicare quel monellaccio del sito inferiore di YouTube, brutto monellaccio, e perché ho visto oggi un articolo su Sky TG24, il TG di Sky,
dove diceva, leggete il titolo, così YouTube seduce il pubblico con video estremi, le inchieste in Germania e Stati Uniti. E poi si legge, Stati Uniti, Regno Unito e India, ecco tutte le volte che gli algoritmi del social, infatti del sito inferiore, sono stati criticati dalla politica all'intrattenimento, ai contenuti scientifici e a quelli rivolti dai bambini. Sentite che roba, sentite che bella. Razzismo, complotti, falsa scienza, estremismo politico. Negli ultimi mesi diverse inchieste giornalistiche e ricerche accademiche hanno puntato il dito contro YouTube, sito inferiore. Dal Regno Unito alla Germania, passando per gli Stati Uniti e l'Italia, l'inchiesta di G24, molti osservatori hanno evidenziato come gli algoritmi di Google suggeriscono contenuti poco affidabili e controversi pur di tenere il più possibile gli utenti attaccati al sito. Il tutto proprio mentre cresce la popolarità di YouTube in tutto il mondo. Secondo una recente indagine del Pew Research Center, YouTube si sta affermando come una delle principali fonti di informazione per i giovani, e questo è un danno apocalittico, è un danno. Il grande radicalizzatore. Una delle accuse più forti è arrivata dalle colonne del New York Times, a firma della studiosa Zeynep Tufekci, che ha definito YouTube il grande radicalizzatore dei nostri tempi. Tufekci, e io non so pronunciare sto cazzo di nome, insomma non si poteva chiamare Olivia, no, su Tufekci, ma che cazzo di nome è? È partita dalla campagna per le presidenziali del 2016, quando in associazione ai video di Trump, YouTube suggeriva spesso contenuti dei suprematisti bianchi o negazionisti dell'Olocausto. La studiosa ha utilizzato un'efficace metafora per descrivere questo meccanismo. Sentite perché è bellissima. YouTube ha creato un ristorante che serve cibo pieno di zuccheri, grassi e io aggiungerei anche merda, riempiendo subito i nostri piatti appena finiamo un pasto. Quindi una volta che hai visto un video, te ne riempie subito un altro in questo metaforico piatto con un altro video di merda, ok? E questa è l'inizio. Con il passare del tempo, i nostri gusti si adattano alla merda e andiamo alla ricerca di cibi con sempre più zuccheri, grassi e merda, che ci aggiungo io, che il ristorante ci fornisce diligentemente. Quando viene accusata dagli esperti di salute o dai cittadini preoccupati, i responsabili del ristorante di merda, cioè il sito inferiore, risponde che loro servono solo quello che la gente ci vuole, che la gente vuole. Avete capito la storia? E poi, le elezioni USA 2016, YouTube ha distorto la realtà. Cioè, qua hanno fatto un'inchiesta dove ogni volta questo monellaccio del sito inferiore si fa riconoscere sempre per una delle più fetide società al mondo. Una lunga inchiesta del Guardian, realizzata con il supporto di Guillaume Cachalot, che cazzo di nome è, e del software YouTube Explore, ha analizzato un database di 8.000 video relativi alla campagna per le presidenziali USA del 2016, facendo emergere come YouTube, sito inferiore, abbia distorto la realtà, spingendo gli utenti a guardare contenuti estremisti e complottisti, quasi sempre in direzione anti-Clinton. Secondo i dati elaborati dal report del Guardian, questo sbilanciamento è stato considerevole. I video raccomandati pro-Trump erano 6 volte più presenti rispetto a quelli pro-Clinton. Avete visto che questo monellaccio non la smette mai, monellaccio. Ma andiamo avanti. I complotti sulle sparatorie. Non solo politica, YouTube è finito sotto accusa in diversi casi di cronaca recente. In occasione del massacro al Mandalay Bay Hotel di Las Vegas del 2017, YouTube ha dato molta visibilità ai video complottistici, secondo cui la sparatoria era stata tutta una messa in scena creata per promuovere la campagna contro l'uso delle armi. Lo stesso si è ripetuto in seguito alla strage di Parkland, quando uno dei video più popolari nella sezione trending di YouTube, le tendenze di merda in pratica, prendeva di mira un sopravvissuto, presentandolo come un finto attore. Il filmato ha raccolto oltre 200.000 visualizzazioni,
prima di essere rimosso da Google. Cioè, allora, scusate, io voglio capire, perché io mi devo incazzare. Budella santa di quella budella. Allora, porca di quella troia bastarda. Sto Google di merda, di questo sito del cazzo, no? Ok, dove siamo presenti adesso, io mi sto sporcando le mie fatate manine. Scusa, tu mi fai fare a un video 200.000 visual e poi lo rimuovi. Io ho visto di quelle cose su questo sito allucinante. Allucinante! Cioè, questo hai capito che roba hanno fatto? Cioè, questi qua, no? Sta lì, belli. L'algoritmo, superintelligenza artificiale. Poi gli fai fare a un video 200.000 visual. Praticamente lo fai vedere a tutti. E poi lo rimuovi. Cazzo, che cervello che sei. Che cervello! Ma dov'era questo video? Dove eravate mentre questo video macinava visual, questo video del cazzo? Dove eravate? Dove eravate quando tutti i video del bullismo sul bullismo verso altre persone rimanevano online? Coglioni! Coglioni! Ecco perché io lo chiamo un sito inferiore. Ma poi andiamo avanti. Razzismo in Germania. La tendenza di YouTube a suggerire video estremi emerge anche nelle versioni in lingua diverse dall'inglese. All'indomani delle manifestazioni della scorsa estate a Chemnitz, nella Germania del Nord, YouTube ha dato ampia visibilità a informazioni false anti-immigrati di chiara provenienza di estrema destra. Analizzando i video maggiormente soggetti da YouTube, il ricercatore Ray Serrato ha poi ricostruito l'esistenza di un network di contenuti di un'estrema destra, in molti casi fortemente razzisti. Un lungo studio del Data e Society Institute ha portato allo scoperto l'esistenza di un network alternativo su YouTube negli Stati Uniti che spinge in maniera evidente su posizioni dei suprematisti bianchi. Quindi anche questo, YouTube si mette in mezzo a queste cose. Poi, false notizie su celebrità in India. L'alta reattività in occasione di eventi di attualità è una delle chiavi di successo per generare molte visualizzazioni su YouTube, con risultati che possono essere a dir poco controversi, come si è visto in occasione della scomparsa dell'attrice di Bollywood, Sridevi, quando i primi 10 video suggeriti da YouTube nella sezione Trending contenevano tutte false informazioni sulla vita della personalità. Avete capito? Quindi mette anche in risalto i video falsi sulle personalità, sui VIP, sui deceduti, sui morti, capisci? Sui morti. Ma andiamo avanti. Falsa scienza. Come visto nella nostra inchiesta con i vaccini, YouTube è anche una cassa di risonanza di contenuti antiscientifici. Ad esempio, cercando Is the Earth flat or round? Cioè, è la terra piatta o rotonda? Il 90% dei risultati sono a favore delle teorie secondo cui la terra è piatta. Cioè, ripeto, perché molti di voi non hanno capito un cazzo come al solito. Se cerchi la terra è piatta o rotonda, il 90% dei risultati, praticamente tutti, sono a favore delle teorie secondo cui la Terra è piatta. Quindi dà praticamente maggior risalto ai video su cui di quei pazzi coglioni rincoglioniti bastardi che dicono che la Terra è piatta. Ma sei proprio un monellaccio, YouTube, sei proprio un monellaccio. L'intelligenza artificiale di YouTube è ottimizzata per massimizzare il tempo speso online e i click, spiega Guillem Chazont di Algo Transparency. La combinazione di questi due fattori viene definita engagement. Non è l'entanglement, che quella è una cosa seria, questo è l'engagement. L'ingaggio sarebbe: se i contenuti la terra è piatta fanno spendere più tempo su YouTube rispetto a quelli la terra è rotonda, l'intelligenza artificiale, quindi la demenza artificiale di YouTube, spingerà maggiormente i primi contenuti rispetto ai secondi. Cioè, ve ne rendete conto? Praticamente, siccome quelli sulla terra è piatta li guardano molti di più, perché sono talmente, ci sono, vabbè, quelli come me che li devono prendere per il culo, poi ci sono i coglioni che ci credono, insomma tutti vanno a vedere la terra è piatta, no, per sentire le cavolate. Siccome la deficienza artificiale è sviluppata da un coglione, da una società di coglioni, siccome hanno visto che lì c'è più visual, il bot, l'intelligenza artificiale, punta di più sui video falsi. Quindi un marmocchio di 12 anni che dice: cazzo, ma la terra è piatta o è rotonda? Porca puttana, andiamo a vedere.
E gli escono fuori tutti che la terra è piatta. E il coglione, la terra è piatta, è piatta. Hai capito come funziona? Cioè, ma proprio, sono dei coglioni. È una società di merda. Poi, questa è bellissima, sentite. Contenuti spazzatura per i bambini. Molte inchieste, poi, hanno messo alla luce i limiti di YouTube sui contenuti per bambini, sia nel sito normale che in quello dedicato YouTube Kids. Il ricercatore inglese James Brindley ha passato in rassegna diversi canali da milioni di visualizzazioni che sono specializzati in contenuti fatti apposta per tenere incollati i bimbi minchia il più lungo possibile su YouTube. Il genere più noto è quello delle Surprise Eggs, le uova che... da aprire lentamente per poi condividere la sorpresa trovata, ma ci sono decine di variazioni con contenuti bizzarri e di scarsa qualità. Un riscontro simile l'ha avuto anche il New York Times analizzando i contenuti suggeriti nell'app specifica di YouTube Kids. Anche qui si trovano video inquietanti con personaggi molto noti come Peppa Pig, che ingerisce la candeggina, Mickey Mouse in un lago di sangue dopo un incidente, o uno dei Pev Patrol, il gioco che volevo comprare al posto del top, che muore, cioè praticamente fanno morire i cani, Mickey Mouse in una pozza di sangue e Peppa Pig si sgorgarozza la candeggina, pensate a che roba. A marzo 2018 una lunga inchiesta di Wired UK ha sottolineato l'esistenza di video con contenuti violenti e poco adatti ai minori, tutti indicizzati in YouTube Kids, e nessuno li rimuove. Perché? Perché sono una società di merda. Un sito inferiore che non gliene frega un cazzo. Un cazzo! Gli interessa solo mettersi in tasca i soldi e non darli ai propri contenuti, i propri creator. E poi vabbè, c'è l'ultima parentesi con l'ISIS e il terrorismo, la risposta di Google, che vuol dire che quando vuole si può sistemare le cose. Qui l'ha voluto perché qui non aveva proprio difesa. Praticamente YouTube, cosa è successo? È stata a lungo sfruttata dall'ISIS per diffondere contenuti violenti indirizzati ai giovani occidentali, anche in Italia. Negli ultimi mesi però le cose sono cambiate, come rilevato da una recente indagine. Nel 2018 è decisamente diminuito il numero di contenuti relativi all'ISIS o Al Qaeda su YouTube. Questo declino è stato possibile anche grazie alla strategia messa a punto da Google, che prevede non soltanto una maggiore moderazione dei contenuti, quindi rimuovere tutta la merda, ma anche l'utilizzo di tecniche mirate. Ad esempio, se un utente comincia a vedere molti contenuti relativi all'ISIS, nelle pubblicità troverà suggerimenti di messaggi che li mettono in dubbio. Insomma, un approccio intelligente che dimostra che quando Google vuole, cioè mai, nasce e riesce a creare una nuova soluzione ai problemi. Quindi cosa vuol dire? Che tutti i problemi elencati sopra non troveranno mai soluzione, perché a Google non gliene frega un cazzo. Avete visto l'esempio, no? Della falsa scienza. La terra è piatta o rotonda? YouTube indicizza di più la terra è piatta perché molte più visual hanno quei video lì. Ma è naturale, se io faccio un video con scritto la terra è rotonda lo sanno tutti e quindi non c'è niente. Mentre la terra è piatta, vi dico perché è la vera verità, tutti vanno lì per prenderlo per il culo. La deficienza artificiale vede che c'ha più visual quel tipo di video lì e quindi lui nel bot fa due calcoli, dice cazzo però hanno più visual quelle, sarà quella la cosa giusta, e lui indicizza le cose diverse da quelle che sono. Allucinante, allucinante. Quindi cari bambini, io vi aspetto sul sito superiore come al solito. Come al solito abbiamo fatto un video di 20 minuti perché ci voglio guadagnare i soldi. Ah no, non c'ho più la partner, quindi no, lo faccio per voi, vedete, io sono troppo buono, io lo faccio per voi. Quindi ora vi saluto. Tanti like per Capobastone, avete scoperto un'altra faccia di questo sito inferiore. Noi invece ci becchiamo stasera sul sito superiore, Twitch, sito superiore Capobastone Official. Abbonatevi con il Twitch Prime se ce l'avete e ricordatevi che il Twitch Prime va rinnovato di mese in mese, altrimenti magari vi abbonate a giugno e poi a luglio vi trovate disabbonati perché bisogna confermare di mese in mese. Ricordatevelo sempre questa cosa. Quindi tanti like, ci becchiamo sul sito superiore, iscrivetevi numerosi perché le live saranno fatte solamente sul sito superiore. Tanti saluti e viva la figa! Tanti like per Capobastone, agagagaga.